aziende che hanno fatto tutt'altro tranne che dare un servizio buono ai territori. Spesso sono aziende distanti dai territori, per cui non sono aziende del territorio, e questo complica notevolmente sia l'attività di controllo sia il rapporto diretto tra il territorio e queste aziende. E anche qui, dal nostro punto di vista, la questione delle liberalizzazioni va anche un po' limitata nel rispetto, lo dico ai tifosi delle liberalizzazioni in tutto e per tutto, va anche modificata rispetto al fatto che se ci sono aziende del territorio che ci fanno spendere meno e che danno un servizio migliore rispetto ad altre aziende, è giusto che queste aziende vengano premiate, perché il rapporto diretto tra i cittadini e l'azienda dello stesso territorio consente un maggior controllo. Ringrazio per il parere favorevole del Governo. Noi voteremo ovviamente la nostra mozione e anche quelle similari alla nostra. Grazie. Grazie a lei. È iscritto a parlare l'onorevole Mazziotti di Cezzo. Ne ha facoltà. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo. Scelta Civica ha sempre portato avanti una serie di iniziative nei confronti del Governo e in Parlamento sulle partecipate. Abbiamo fatto proposte per tutta la legislatura, una parte di queste proposte è stata recepita già nell'ultima legge di stabilità col taglio, con l'obbligo di chiudere le società con più amministratori che dipendenti. Altre disposizioni sono state raccolte nella delega Madia, speriamo vengano raccolte ancora di più nel decreto legislativo. E siamo anche il partito che è riuscito a far inserire nell'articolo 97 della Costituzione il principio di trasparenza dell'organizzazione della pubblica amministrazione. Quindi è evidente che su questo tema non possiamo che essere d'accordo, su quello di cui si discute oggi. Anche Scusami perché Mazzotti, onorevole Latronico, onorevole Guidesi, noi abbiamo avuto il piacere di ascoltare l'onorevole Guidesi, adesso vorremmo avere il piacere di ascoltare anche l'onorevole Mazzotti di Cezzo. Vi ringrazio, grazie. grazie. Quindi per noi la trasparenza è sicuramente un valore fondamentale, lo è tanto più in un paese in cui la fioritura di società partecipate è stata sterminata negli ultimi anni. E il problema non è solo, rispondendo un pochino a quello che diceva poco fa l'onorevole Guidesi, il fatto di quelle statali e quelle locali o se vanno bene o vanno male. Un tema fondamentale è cosa fanno, nel senso che a prescindere dagli utili ci sono società partecipate che gestiscono supermercati, ci sono le farmacie comunali, ci sono una serie di attività che non sono servizio pubblico in senso stretto che vengono svolte da società partecipate, spesso per di più perdendo soldi. Le società immobiliari e quelle di consulenza sono quelle che perdono più soldi di tutte insieme a quelle sul trasporto pubblico locale. Quindi giustamente bene ha fatto il governo che in legge di stabilità ha presentato una serie di proposte che prevedono anche la trasparenza dei risultati, altro tema importante perché molto spesso non si sa queste società come vadano. Sulla trasparenza delle nomine, io credo che il richiamo fondamentale sia quello che in questi giorni è molto di moda ai criteri di scelta di chi gestisce la cosa pubblica e i soldi pubblici. Noi abbiamo un principio generale che dice che i funzionari pubblici vengono scelti per concorso. Le società partecipate sono società di diritto privato, quindi ovviamente non c'è un concorso pubblico in senso stretto, ma spesso svolgono funzioni che sono tipicamente pubbliche, tanto vero che lavorano su base di concessione, eccetera. Quindi c'è indubbiamente un gap enorme di trasparenza tra quello che avviene quando si sceglie chi deve gestire un determinato ruolo all'interno della pubblica amministrazione e quando si scelgono gli amministratori. In questo senso, le norme sui compensi che sono state introdotte sono sicuramente importanti, ma ancora più dei compensi è importante capire chi prende un determinato compenso, come è stato scelto e come lavora. Sui risultati, nella legge di stabilità ci sono norme sicuramente positive e interessanti. Sulle procedure, credo che si dovrebbe prendere esempio da altri paesi, penso all'Inghilterra, dove quando si fa la nomina di rappresentanti di società, in società partecipate dal governo e dagli enti locali,
C'è una procedura che non è una gara, non è un appalto, semplicemente si sa chi sono i candidati, c'è un periodo per le osservazioni, dopodiché si arriva alla nomina. Questo anche per evitare le polemiche successive. Io non sono un amante delle incompatibilità. Noi in questi anni abbiamo inserito una serie di divieti. Non puoi fare l'amministratore dell'ente locale se sei stato e c'è una lista di attività vietate. È sempre il meccanismo, diciamo, preferito nel nostro sistema giuridico, quello di favorire il divieto rispetto al controllo. Io invece sono un fautore del controllo, bisogna controllare come lavora chi viene messo in una determinata posizione. In questo senso, ancora una volta, prima l'onorevole Guidesi faceva riferimento alle liberalizzazioni che non funzionano. Io mi permetto di dire, se una liberalizzazione non funziona perché un'azienda lavora male e quell'azienda continua a lavorare male, la colpa è dell'amministrazione, prima che di chiunque altro, perché da noi si è persa la cultura del controllo e quindi la pubblica amministrazione preferisce dire me lo tengo in casa e gestisco io piuttosto che prendersi la responsabilità di fare una gara. E ancora una volta, prima si diceva se l'azienda del territorio fa pagare meno vincerà la gara, se invece fa pagare molto di più ma ce la si tiene perché si preferisce tenere l'azienda del territorio rispetto a una sana concorrenza, secondo me si fa un danno ai cittadini. Anche sugli utili vanno benissimo le aziende che fanno utili, c'è però il vizio di moltissime aziende municipalizzate di fare utili e poi invece di abbattere le tariffe di distribuirli al comune che ci fa le sagre, le feste di paese per il consenso elettorale. Questo è diffusissimo in determinate regioni d'Italia. Noi abbiamo cercato di introdurre un divieto e di dire che le società che fanno servizi pubblici locali, se fanno utili, li reinvestono o li usano per abbattere le tariffe, perché abbiamo esperienze nel collegio dove sono eletto a Pavia recentemente di aziende che svolgono servizi pubblici locali dove ci sono stati utilizzi dei soldi di queste aziende che all'inizio sono state distribuzioni al comune per motivazioni come queste e poi alla fine si sono direttamente rubati 1,5 milioni di euro, che era più facile. Quindi il tema della trasparenza è un tema rilevantissimo perché riduce le polemiche, perché evita le contestazioni successive, evita di trovare articoli magari assurdi su una persona che merita tutti i curriculum e le qualità, ma si dice perché non è stato chiamato quell'altro. Se si facessero procedure in cui si dice chiaramente chi è stato valutato e poi su quelle basi si arrivasse alla scelta, sarebbe nell'interesse di tutti e soprattutto dell'immagine della pubblica amministrazione. E tema non indifferente, si valorizzerebbe il merito perché chiaramente di fronte a un confronto con l'opinione pubblica sulla qualità dei candidati, scene tipo la nomina in determinate partecipate della persona di estrazione puramente politica senza nessuna qualifica non si verificherebbe più perché nessuno avrebbe il coraggio di farlo. La trasparenza preventiva è un valore molto molto importante. Nella legge di stabilità, ad esempio, si è detto sui contratti che come condizione di pagamento bisogna aver rispettato gli obblighi di trasparenza. Ecco, io credo che anche per le nomine bisognerebbe prevedere lo stesso meccanismo, e cioè che una nomina non diventa efficace fino a che il meccanismo di scelta non è stato reso trasparente. E penso anche che siccome questo tipo di atti dell'amministrazione sono atti di alta amministrazione, non si può pensare di avere il ricorso al TAR per decidere continuamente, salvo in casi clamorosi, se era meglio uno o l'altro, il giudizio pubblico, inteso come giudizio della comunità, possa essere importante, anche perché invece l'obbligo di motivare la decisione esiste come, e quindi evitare situazioni come altre che si sono verificate di società molto importanti in cui poi sono state contestate le nomine. Un'ultima considerazione sui lavori parlamentari. Io ne parlai a suo tempo anche col Movimento 5 Stelle. Io credo che questa discussione cada in un momento sbagliato, nel senso che noi abbiamo avuto la discussione della legge sulla pubblica amministrazione, avremo la discussione sui decreti legislativi di attuazione, abbiamo una serie di norme a partire dalla legge di stabilità che contengono disposizioni sulla trasparenza. Noi oggi stiamo dedicando una buona dose di tempo parlamentare a discutere una cosa che abbiamo discusso e che discuteremo ampiamente nei prossimi mesi su base normativa. Quindi pur ringraziando il governo, noi come partito su questo tema ci siamo sempre stati e continueremo a esserci. Ovviamente una volta che la discussione c'è stata abbiamo scelto di presentare una mozione che era ben più corposa, ma che per motivi di omogeneità dei contenuti è stata smagrita.
Avremmo preferito fare questa discussione forse qualche tempo fa o farla direttamente sui provvedimenti che avranno un'efficacia diretta nel nostro Paese. Grazie. Grazie a lei. Ora, prima di dare la parola all'onorevole Ricciatti, do la parola al Governo che credo abbia da rivedere alcuni pareri. Sottosegretario De Micheli. La ringrazio. Presidente, colleghi, sì, dopo un approfondimento anche con alcuni rappresentanti dei singoli gruppi, saremmo disponibili a cambiare parere sempre se i sottoscrittori accettano ovviamente alcune condizioni di riformulazione. In particolare mi riferisco al parere sulla mozione 783 Businarolo. Io confermerei il parere contrario su una parte della premessa che va dalle parole un esempio alle parole non meritevoli, cambiando il parere sul resto della premessa in favorevole. Confermerei il parere contrario nella parte dispositiva, negli impegni, sul punto A e sul punto B, mentre cambierei il parere in favorevole sul punto C della medesima mozione. Per quel che riguarda invece la 912